Cosa fai, papà? Faccio che se qualcuno si azzarda ad entrare gli sparo in bocca. Madonna santa! Stai zitta, tu cretina! Queste, cornuto. Mettili lì, con le altre. Oh, che caldo. Dammi da bere qualche cosa. C'è del cognac lì. Ah, più tardi con Rosa, metti l'argenteria nella valigia. E gli oggetti di valore, quel quadretto che su in camera. A cosa ci mette quel deficiente là? Possibile che per un'auto sta debba... Sta venendo qualcuno. Ma chi è? Non lo so, non vedo bene. Carlo! Carlo! Non c'è nessuno? È un'amica della zia. Carlo! Ma chi? Carlo! Oh, che faccio? Apro! Beh, aspetta! Non aprire, tu! Ma questa cosa vuole? Bei fianchi. Porco Giuda, ieri a Bologna... Vuoi vedere che quel fesso di Romolo non è riuscito a combinare niente? Era meglio se ci andavo io. La guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue province invase, nelle sue città distrutte... Sì, il cavaliere dalle dimissioni. Buffoni! È stato fottuto, è stato dai suoi, secondo le regole. Ma tu non sapevi niente. E gli altri? E quell'altro imbecille, lo sapevano tutti che c'era stato Gran Consiglio. E non fanno comunicato. Zitti, è chiaro che c'era sotto qualcosa. No, ma che... Nega anche a me, sto fregnone! Niente di importante, dice. Sì, niente di importante, sì, ma se vogliono arrestarmi, vengano qui, loro, a prendermi. Buffoni. Va bene, chiudi. Guardali adesso, la guerra continua. E così non sanno approfittare neanche della sorpresa. Perché sono dei vigliacchi, oltre ad essere dei buffoni. Tra un mese voglio vederli io, con i tedeschi a letto. E non sanno neppure che... Se i tedeschi non ci hanno schiacciato come una cimice, è per un riguardo personale di quello schizofrenico epilettico di Hitler. Eccellenza, c'è Romolo.